mancano tanto. Sono meravigliosi. Sono unici. Portano felicità. Vivacità. Dolcezza. Ho voglia subito. Tutto questo è... I fiori di Tiberio. Bevilacqua Lane, ad Arzignano, in via dell'Industria 41. Da anni nel settore della vendita di accessori per l'abbigliamento, nei nostri negozi trovi lana, cotone, tessuti, telaietti e mulinetti, cartamodelli per borse in feltro, in tessuto, in pelle ed ecopelle, filati per ricamo e accessori, catene, anelli, manici per borse e molto altro ancora. Ti aspettiamo. Siamo in via dell'Industria 41 ad Arzignano, Vicenza. Bevi l'acqua Lane. Ci troviamo nello stand di Bevilacqua Lane con la proprietaria. Siamo alla Fiera di Vicenza con l'evento Abilmente. Da quanto tempo partecipate a questa fiera? Buongiorno, ormai sono tantissimi anni. Mi chiamo Maria Giovanna Carradore, sono la moglie del signor Bevilacqua e da tantissimi anni facciamo questa fiera, sia in primavera che in autunno, per presentare tutte le nostre novità, i nostri prodotti. È un modo anche proprio per farci conoscere in tutta Italia con le nostre cose. E adesso abbiamo fatto anche in questa giornata qui di fiera una cosa nuova, abbiamo partecipato a una trasmissione che si chiama Il Mondo di Dolly, dove abbiamo anche fornito dei materiali per fare dei piccoli lavori in feltro, facciamo dei cestini con una tecnica molto semplice, un cartamodello che ho ideato io, e velocemente si fanno delle cose con il feltro, che è uno dei materiali che usiamo di più. E avete un negozio ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Avete anche intenzione, so che volete appunto aprire un negozio a Trento, giusto? Sì, allora il nostro negozio di Arzignano è molto grande, è di 900 metri quadri con tutto per il fai da te, quindi abbiamo anche articoli di merceria per le sarte, abbiamo la lana per fare lavori con la maglia e abbiamo già aperto a Trento da settembre. E sempre un negozio abbastanza grande, comunque 200 metri quadri, anche lì con tutta la scelta dei nostri prodotti. Va bene, grazie mille per le informazioni. Adesso mandiamo in onda la puntata del Mondo di Dolly. Buongiorno e ben ritrovati con Il Mondo di Dolly. Siamo qui in fiera a Vicenza con Dolly, la Joy TV Produzioni e la famiglia Bevilacqua Lane col suo bellissimo stand qui in fiera Vicenza. Ciao a tutti! Oggi qui in fiera faremo un bellissimo cestino di feltro. Dovete andare da Bevilacqua Lane e procurare questa bella confezione contenente tre cestini, i cartamodelli per fare i tre cestini che ho portato qui in fiera. Guardate un po'. Il cestino a forma di cuore che faremo oggi. Un altro bellissimo cestino con i risvolti.
e un altro bellissimo cestino porta tovaglioli. Segnate il materiale che serve per creare questo bellissimo cestino. Un panno di feltro dello spessore di 3 mm. Un panno di feltro dello spessore di 1 mm. Dei nastrini di cotone un pezzo di pizzo i bottoni la forbice una colla per tessuto super aderente, tipo mastice. Un gesso per segnare nei tessuti. E poi, se ce l'avete a casa, la pistola a caldo con le sue cartucce. Lo sapete che il più bel dono che potete fare a una persona che volete bene è proprio un dono fatto con le vostre mani, con il feltro, e adesso io ve lo mostrerò. Prendiamo per prima cosa il feltro, quello dello spessore di 3 mm. Prendiamo il nostro gesso e poi il cartamodello. Oggi prendiamo quello a forma di cuore. Appoggio il mio cartamodello considerando che devo portare nel panno feltro il cartamodello a specchio. Iniziate a segnare con il gesso. Seguo bene bene il contorno. Vedete com'è semplice con il gesso? Vedete, dovete seguire bene le sagome. Eccoci qui. Abbiamo pronto il contorno del nostro cestino fatto a forma di cuore. Per praticità io l'ho già preparato tagliato. A questo punto prendo il panno di feltro dello spessore di 1 mm che vi avevo detto di preparare. E prendo la parte del cuoricino e segno bene il contorno del cuore per riportare il cuoricino sul panno feltro. Ne devo fare due, vedete come il mio cestino, uno e due.
segno bene con il gesso. Ed ecco qui i due cuori. Riprendo il panno feltro che avevo ritagliato prima. Prendo i miei due cuoricini e con la colla super aderente fisso i miei cuoricini sul portacestino. Ricordatevi che la colla super aderente non va stesa nel panno feltro, perché altrimenti la colla verrebbe assorbita. La colla la devo mettere proprio a gocce. Attenzione, appoggio il cuoricino. Cerco di tenere un po' di spazio e premo. Prendo l'altro cuoricino e faccio la stessa identica cosa. Appoggiamo il cuoricino e anche qui tengo un po' di spazio dal contorno. Fisso bene. Adesso vi mostro cosa ho fatto con il panno feltro che avevo avanzato. Guardate, ho ritagliato un altro cuoricino, dentro ne ho ritagliato un altro ancora e non ho utilizzato il cuoricino piccolo. L'ho messo da una parte e ci ho aggiunto dietro un po' di pizzo per fare una bellissima decorazione per il mio cestino. Vedete? Che ne dite? Lo aggiungiamo al cestino? Prendo la colla, fisso ancora delle piccole gocce. Guarda Dolly, che bello! Hai visto Dolly? Nel frattempo preparo i bottoni che vi avevo detto con i due nastri di cotone. Anche qui voglio fare una bella decorazione. Prendo il nastro di cotone, guarda Dolly, infilo. Ritaglio il nastro di cotone in eccesso. Con questi due bottoni chiuderò il mio bel cestino porta tutto. Guardate, proprio come ho fatto con il girasole. Adesso è il momento di chiudere il nostro cestino. Prendo questi lati e metto un po' di colla a caldo.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this. Vi dico un segreto. Per fissare bene il mio cestino bisogna aspettare qualche minuto e tenere sempre premuto bene, altrimenti rischiate che si apra il cestino. Se avete con voi anche delle mollette, meglio ancora. Così teniamo chiuso per un po'. Vedete? Ora chiudo dall'altra parte. Devo aspettare qualche minuto e premo bene. Prendo un'altra molletta e chiudo. Adesso ci occupiamo di attaccare i nostri bottoncini. Li fisso con la colla a caldo. Bene, è arrivato il momento di togliere le nostre mollette. Eccoci qui. Guarda Dolly che bel cestino portaoggetti ho preparato. Te lo regalo. È il nostro capolavoro fatto qui in Fiera Vicenza per Bevilacqua Lane. Bene, adesso vi dirò una cosa molto ma molto importante. Con il feltro che avete avanzato potete creare dei bellissimi portaoggetti. Ve li faccio vedere. Il panno feltro che ho utilizzato è stato proprio preso dai ritagli che avevo. Ho fatto una croce sul panno feltro, l'ho chiuso e ho fissato con la colla super aderente la passamaneria. Poi se avete bottoncini o nastrini meglio ancora. Dovete usare tutta la creatività che avete. Siamo arrivati ai momenti dei saluti. Ringraziamo la famiglia Bevilacqua Lane che ci ha ospitato qui in questo bellissimo stand in Fiera Vicenza. Grazie anche alla Joy TV Produzioni di Rosà. Ciao!
Bevilacqua Lane ad Arzignano in via dell'Industria 41. Da anni nel settore della vendita di accessori per l'abbigliamento, nei nostri negozi trovi lana, cotone, tessuti, telaietti e mulinetti, cartamodelli per borse in feltro, in tessuto, in pelle ed ecopelle, filati per ricamo e accessori, catene, anelli, manici per borse e molto altro ancora. Ti aspettiamo. Siamo in via dell'Industria 41 ad Arzignano, Vicenza. Bevilacqua Lane. Mancano tanto! Sono meravigliosi! Sono unici! Portano felicità! Vivacità! Dolcezza! Ho voglia subito! Tutto questo è... I fiori di Tiberio!